Benvenuti, naturalmente Mario Allodi che dirige la collana Dendron dedicata al paesaggio e in senso lato anche all'ambiente, ai parchi, ai giardini e a cui Biblion Edizioni ci teneva in modo particolare che uscisse per la sensibilità sul tema del paesaggio che è così importante in Italia. Ne è dimostrazione anche questo splendido luogo, questa splendida villa con il suo parco che ospita questa rassegna della microeditoria insieme ad altre iniziative Stiamo parlando della collegate. micro, non piccola, Micro, micro. la Esatto, microeditoria, micro. e stiamo parlando della microeditoria. Neanche piccola, micro. No, neanche piccola. Diciamo anche, vuol dire, diciamo che siamo siamo 1, sempre 2, 3, piccoli. 4, 5, 6. No, assolutamente. Quindi, orgogliosi di questa presenza e anche con gli amici presenti oggi qui con noi, presentiamo il gusto del paesaggio, che è un'operazione che è stata fatta da Mario Lodi con Andrea Marziani. E penso anche altri amici che hanno suggerito tutta una serie di itinerari, che è quello di scoprire il paesaggio italiano anche attraverso altre modalità, cioè conoscerne i sapori, i saperi, entrare un po' nel merito di quello che non è solo il paesaggio naturale, ma sono l'esperienza anche del paesaggio. In questo senso, una ventina di vallate e anche paesaggi che sono stati analizzati in questa guida sono esemplari, anche se bisogna riconoscere e ricordare che vanno dal Piemonte alla Toscana, Piemonte, Trentino e Alto Adige. C'è una uscita dall'Italia nel Canton Ticino con la Val Bavona, poi c'è di nuovo la Lombardia, il Veneto, l'Emilia-Romagna con quattro valli e poi si finisce anche in Toscana. È l'esperienza diretta che Mario Lodi, Andrea Marziani e anche alcuni altri amici e collaboratori hanno vissuto sul campo. Ed è venuta fuori una guida che è abbastanza esemplare. Che dire, io penso che ognuno di noi nel girovagare in giro per l'Italia, nel fare le vacanze, nello scoprire anche degli itinerari naturalistici, ma non solo, si intromette, si partecipa, vive in simbiosi con queste valli, anche attraverso il contatto con rumori, usanze, costumi e naturalmente anche i sapori. Cioè, se uno va in una vallata dell'Alto Adige, ha dei sapori che non incontra da altre parti e viceversa, se vai in una Toscana non incontra i sapori e le usanze ovviamente della Val Tidone. Ora questa raccolta di dati, informazioni e anche itinerari, vorrei dire anche enogastronomici, ha creato appunto questo libro che presentiamo oggi nell'ambito di questa rassegna che è anche dedicata all'ecosostenibilità. E quindi a maggior ragione io trovo che sia effettivamente un libro adatto anche ai temi che vengono affrontati in questa manifestazione. Ringrazio Ivan della sua presenza, che ricordo anche la sensibilità che lui dimostra sui temi del paesaggio, del giardino e anche dell'arte. E poi direi, Mario, se ci vuoi rappresentare in una manciata anche di minuti quelli che sono i punti salienti del libro, magari analizzando uno o due paesaggi come esempio di quello che poi è stato trattato ampiamente, riscoprendo un po' tutte queste vallate. Devo usarlo per forza. Allora, diciamo che il libro è anche adatto per alcuni aspetti alla stagione, nel senso che gli itinerari che vengono narrati sono
itinerari soprattutto orientati a un pubblico che oggi non fa più la vacanza tradizionale, ma può fare delle micro vacanze, come la micro di Torino, peraltro. Delle micro vacanze con degli itinerari di 1, 2, 3 giorni, e quindi scoprire luoghi vicini che apparentemente sembrano molto lontani, ma vicini sono. L'altro aspetto che diceva Aulo, che è stato il vero sforzo, è stato quello di sostenere una teoria che sembra apparentemente, che quando uno ne parla sembra che tutti ne siano d'accordo. In realtà questa teoria sarebbe quella che il paesaggio genera dei gusti. I gusti che ci sono in alcuni luoghi sono frutti di quel paesaggio. Ed è una cosa, per alcuni aspetti, che detta così tutti dicono quando l'incontro, beh, certamente è così. Però mi piacerebbe trovare un altro che ha provato a sostenerla, questa operazione, nel senso che Biblion e Aulo hanno sostenuto questa idea, noi l'abbiamo sostenuta poi in termini di contenuti, e il libro è proprio questa cosa, cioè fare, sono 16 itinerari, 16 scorribande in alcune valli italiane che diciamo tra virgolette minori, ma minori non sono per qualità, diciamo minori perché sono meno frequentati dal turismo, e attraverso una premessa complessiva al libro che dice sostanzialmente come si fa a leggere uno spazio e un paesaggio, un'unità di paesaggio, quindi come si legge, come lo si attraversa, e questi sapori che si vanno a scoprire in quel luogo sono frutti di quel paesaggio che si è imparato a leggere all'interno di questo volumetto. Questo sarebbe un po' il tema chiave. Per fare gli approfondimenti di ogni valle si è scelta anche qui un'operazione, una modalità molto anomala. In genere ogni libro ha la famosa bibliografia di approfondimento. Noi non abbiamo fatto questa scelta, abbiamo fatto questa scelta in modo completamente diverso, l'abbiamo chiamata sinestesie, quindi tutto riferito a tutti i sensi, e abbiamo approfondito ogni, abbiamo suggerito al lettore un approfondimento di ogni valle attraverso un libro, un film, una musica, un rumore, un fruscio, eccetera, eccetera, e quindi come dire, c'è questa specie di, chiamiamola così, bibliografia informale alla fine di ogni itinerario che suggerisce e evidenzia quale senso sollecita quel suggerimento. Quindi questo è un po' il libro nella sua interezza. I luoghi sono appunto dal Piemonte alla Toscana, con una puntata in Canton Ticino, che abbiamo un po' considerato un pezzo d'Italia, un po' soprattutto per ragioni culturali e per ragioni linguistiche. Sì, grazie. No, ieri, anche per la gioia di Mario, abbiamo venduto anche 2 copie in anteprima del libro a 2 utenti che si sono presentati. Poi c'è una terza signora, invece, ricordo bene, di Legnano, che non l'ha comprato, ma sfogliandolo accuratamente le conosceva tutte le valli, in particolare la Val Cannobina. Allora gli ho detto: signora, lo compri questo libro che c'è un approfondimento? No, so tutto, e allora mi ha lasciato con l'amaro in bocca, perché secondo me invece avrebbe scoperto delle cose che invece erano da approfondire e scoprire. Ma tornando un po' sull'apparato di questa guida, vi faccio anche un esempio di quello che, così, che mi colpisce, no? Per esempio, quando parla della Val Casies, che è una vallata dell'Alto Adige, c'è una tabellina, abbiamo così chiamato, delle sinestesie, cioè di cose che fanno conoscere ancora di più questa vallata. Allora, c'è per esempio, in ogni singola vallata ci sono stati delle ambientazioni di film o di racconti, ci sono delle esperienze sensoriali, anzi multisensoriali, uniche, e ogni vallata ha questa sua peculiarità. La Val Casies, per esempio, c'è un romanzo di Josef Zoderer, che è l'italiana, che è uno degli ultimi romanzi di questo nostro scrittore di lingua tedesca, proprio perché è alto atesina,
che è l'italiana, che è una, il titolo originale di Walsche, parola non priva di disprezzo con cui su Tirolo i tedeschi definiscono gli italiani, che è una, è abbastanza emblematico di come si vive anche il rapporto in questa vallata, o comunque è stato vissuto. Poi per esempio c'è un altro libro di Eva Melandri, edito più recentemente nel 2011, che parla dei, dei legami sentimentali contraddittori e profondi nei familiari. Una cosa che mi viene in mente è che io effettivamente condivido anche in questa, nella, nell'analisi di questo libro, è il bosco di conifere. Allora, cito quello che ha scritto, hanno scritto i nostri autori. Entrarvi è un'esperienza multisensoriale unica, profumi di muschio, funghi e resina con il contrappunto delle sonorità, una pigna che cade, lo scricchiolio dei tronchi che si flettono al vento, il sapore di un piccolo frutto selvatico appena colto. È evidente che stiamo parlando di boschi di conifere che sono presenti un po' in tutte le Alpi, ma che in quella vallata hanno un quid, un qualcosa di particolare. Io credo che ogni singolo itinerario vada vissuto poi da un punto di vista anche, consentimi il termine, antropologico, nel senso per esempio che questi nostri italiani dell'Alto Adige, di lingua tedesca, loro ci salutano con un Grüß Gott. No, ma cos'è Grüß Gott? La prima volta mi sono chiesto, ma cos'è, perché mi chiamano, mi dicono Grüß Gott? Cruscotto, parlando in termini lombardi, che mi viene anche da sorridere al pensiero. No, Grüß Gott è un salve a Dio, Gott, Grüß, un saluto a Dio. E loro, è il loro ciao tipico della, dell'etnia, diciamo così, tedesca dell'Alto Adige e anche del sud dell'Austria. Allora è evidente che il Grüß Gott della Val Casies è un altro elemento di originalità, insieme poi a tutti i prodotti enogastronomici che si trovano in questa vallata particolare. Se poi andiamo avanti nella nostra guida, nel nostro libro di interpretazioni del paesaggio, ci sono per esempio le valli del Tufo, che sono tra Sorano e Pitigliano e Sovana, che è un altro mondo, è un altro paesaggio. Viene fuori proprio l'Italia dei paesaggi, non del paesaggio. L'Italia dei paesaggi che ha affascinato generazioni e generazioni di artisti, scrittori. Ma adesso qui mi viene in mente anche il viaggio in Italia, a partire da Goethe, che si buttavano in questo nostro paesaggio attraversando le Alpi, appunto delle conifere, delle montagne scoscese, anche delle pinete lussureggianti, attraversando questi nostri colli della Brianza, delle Prealpi, per poi buttarsi a capofitto invece nell'Italia più mediterranea, che partendo dalla Toscana in giù, no, è un esempio abbastanza tipico di un paesaggio che è molto diverso da quello del nord Italia. Quindi in effetti anche per esempio questo discorso della Toscana, Roberto Rossellini aveva girato Francesco Giullare di Dio, che tratta di una storia ambientata a Sovana, episodi della vita francescana. Poi ci sono anche altri film, c'è il racconto dei racconti di Matteo Garrone, c'è un altro elemento che è la via Cava, incisione profonda nella roccia tufacea, infrastruttura etrusca, fresca e ricca di vegetazioni inusuali. Tutte queste esperienze, sempre unitamente alla peculiarità dei prodotti tipici, dal pecorino locale che è completamente diverso dal formaggio dello Stelvio, oppure della Val Casies, perché anche di quello appunto
E quindi ogni itinerario ha un suo perché. È un modo di scoprire il paesaggio e l'Italia con occhi diversi, e con una sensibilità diversa. Quindi gli autori, e anche l'editore, in questo caso promotori del libro Il gusto del paesaggio, hanno anche coinvolto, ma adesso per l'amor del cielo, ci abbiamo messo 6 mesi per coinvolgere, poi, però c'è una presentazione, anche una piccola prefazione di una realtà come Coop Lombardia, no? C'è Alfredo De Bellis che era vicepresidente vicario di Coop Lombardia, ma perché effettivamente la Coop era quella che aveva una e ha tuttora una certa sensibilità nella valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali. Oddio, lo fanno anche gli altri, però la Coop ha un piccolo, è nata per prima ed è per questo che abbiamo nella breve prefazione di Alfredo De Bellis omaggiare anche questa, così, questa storia della Coop, che è stata la prima a riscoprire un po' di questi, il senso della produzione locale e anche di qualità. Ora, Mario, perché uno dovrebbe comprare Il gusto del paesaggio? Diciamo, chiediamolo spudoratamente all'autore. Allora, innanzitutto, perché? Perché la caratteristica della guida è veramente diversa rispetto allo standard classico. Innanzitutto è una guida che è anticipata da una piccola mappetta, diciamo così, una piccola planimetria, che sembra essere composta, anche in termini grafici, dalle persone che il giorno dopo affronteranno questo percorso, quindi come se fosse tracciata a mano su una cartografia già preesistente. Dopodiché, non è una guida come quelle che si usano abitualmente, in cui uno usa la guida, va nel posto e usa la guida. Questa è una guida che va usata in maniera anticipata, cioè ogni descrizione di itinerario è meglio leggersela prima e poi affrontare il percorso, perché la modalità con cui abbiamo scelto di scriverla è anche quella di provare a catturare l'attenzione del visitatore, del lettore, e costringerlo a leggere tutto il pezzo. Dopodiché i suggerimenti che noi diamo in coda sono approfondimenti che il lettore, quello che vorrà fare questo itinerario, può e decide di fare, eccetera eccetera. Però è una guida che si legge in maniera anticipata, non è come quella del Turing, non è come quella della Lonely Planet, in cui uno se la porta dietro. Questa ce la si può pure portare dietro, però per alcuni aspetti serve meno rispetto alle guide tradizionali. È un tentativo di suggestionare attraverso la lettura una persona che vuole affrontare quel percorso e portare con sé una serie di intuizioni che lo accompagneranno nell'affrontarlo veramente. Questa è un po' l'idea veramente diversa. Il libro è diviso in 3 parti, perché abbiamo anche scelto di dividere le valli per unità paesistiche. Quindi, siccome la provenienza nostra non è che scriviamo abitualmente, noi ci occupiamo di paesaggio, sia io che il mio collega, quindi ci occupiamo del paesaggio e poi siamo stati costretti a assaggiare tutte le cose che abbiamo incrociate sul percorso, proprio per fare questa crasi, diciamo così, fra quel sapore lì non potete che trovarlo in quel punto, perché quel paesaggio ha determinato e ha generato quel sapore. Questa è la vera differenza. Quindi la cosa che è, se voi andate a leggere questo testo, sostanzialmente i suggerimenti sono: leggete il paesaggio, leggete il testo, avete gli strumenti per leggere il paesaggio e a quel punto avete gli strumenti di comprensione attraverso i quali potete cogliere che quel sapore non può che essere frutto di quel paesaggio. Questa è la vera faccenda. Le 3 unità paesistiche sono dedicate, diciamo così, alle valli alpine, alle valli, diciamo, prealpine, e le valli appenniniche, diciamo così. Tra l'altro ci sono anche delle parole che noi le chiamiamo tutte valli, alcune vengono chiamate impropriamente valli. Se voi pensate alle valli di Comacchio, lì di valle non c'è niente, però quei rivoli che arrivano dal Po si chiamano valli, e quindi ci sono anche, come dire, una parola che usiamo in maniera molto molto estensiva. Nel nostro viaggio poi abbiamo scoperto delle cose veramente singolari, a parte la Val Cornobina, che nessuno affronta perché è una valle molto
come dire, difficile da affrontare anche in termini automobilistici, cioè il percorso vero è la vecchia strada che è stata realizzata per San Carlo Borromeo, non la fa più nessuno oggi, ed è una valle molto bella. Tutti i percorsi intorno, tutti i paesi intorno che sono raggiungibili sempre con grande difficoltà, ognuno di loro porta una particolarità. Ce n'è uno, per esempio, che è realizzato, tutto il centro storico è realizzato con una modalità costruttiva tipicamente scozzese, perché in un arrivo di scozzesi in Italia si sono fermati lì e hanno costruito le case con la loro modalità, quindi una roba stranissima. Stessa cosa accade in un'altra valle, per esempio una secondaria della Valle d'Ossola, che è la Valle Antrona. Si va fino in fondo, dopodiché si scopre che il formaggio che viene prodotto in un'Alpe, che è l'Alpe Cheggio, lo si trova soltanto lì e a Los Angeles, perché l'unico importatore è un americano che lo vende nel suo ristorante di Los Angeles, quindi non lo potete comprare in nessun altro posto, o lì oppure andate a Los Angeles. E quindi ci sono anche alcuni aspetti che alcuni casi che sono veramente singolari, nel senso che si scopre quasi che noi italiani non siamo capaci di fare del nostro bene culturale, il paesaggio, il vero motore economico della nostra rinascita come paese, cioè è questo per alcuni aspetti il vero, non è ricostruire l'industria come dicono i politici, per alcuni aspetti il vero motore economico nostro potrebbe essere la rivalutazione e la rivalorizzazione del paesaggio italiano, che non è detto che debba essere per forza bello, il paesaggio c'è, ce l'abbiamo sempre, bello o brutto che sia, il paesaggio c'è sempre. In questo caso ci sono dei paesaggi molto belli e molto ben conservati, perché poi quando ho usato la parola naturale a me sono venuti i brividi, nel senso che qui di naturale non c'è niente, in Europa di naturale non c'è niente, è tutto paesaggio costruito, quello che a noi piace e consideriamo naturale è semplicemente frutto di un concetto per alcuni aspetti che portiamo dalla storia del giardino, perché se io vi suggerissi di andare a guardare questo cannocchiale visuale che dalla villa va verso il giardino e se vi dicessi di usare un aggettivo per parlare di questo giardino, voi probabilmente usereste la parola naturale, è più naturale, non è vero, è semplicemente che nel Settecento è cambiato il concetto di natura e di rapporto con la natura, mentre nel Cinquecento qui avrebbero fatto un giardino rinascimentale all'italiana con delle regole molto chiare e molto esplicite, una geometria esplicita, qui invece voi direste che è tutto più naturale, ma non vuol dire che l'ha messo la natura, lo ha messo l'uomo simulando un concetto di natura, qui le regole ci sono altrettanto come le regole geometriche rinascimentali, semplicemente sono regole geometriche nascoste, esistono esattamente tutte le regole di prima, perché il giardino è una vera alchimia fra pieni e vuoti e questo deve essere mantenuto sempre, cioè deve essere uno spazio come questo in cui voi se uscite da questa villa guardate dritto e siete attirato nell'andare in fondo, e questo è l'obiettivo che il paesaggista si è posto, dopodiché nell'accompagnarvi all'interno del giardino vi suggestionerà sia guardando a sinistra che guardando a destra e vi porterà a continue nuove prospettive, e la regola vera che si mantiene dal Settecento a oggi per fare questo tipo di giardini è una regola che si potrebbe condensare in due frasi: il giardino non deve essere troppo coperto, il giardino non deve essere troppo scoperto, e fare queste due cose significa fare esattamente questo tipo di alchimia. Cosa vuol dire non deve essere troppo scoperto? Che se io non metto sapientemente le specie vegetali e si vede tutto da un punto, non c'è nessuna ragione per cui vi entri. Se è troppo coperto e quindi è mascherato troppo, io ho il timore di entrarvi e quindi non vi entro. La sapienza starà nel mettere in maniera equilibrata e in maniera quasi alchimistica i pieni e i vuoti, quindi le superfici che sono i prati, l'acqua eccetera, e i pieni che invece sono il materiale arboreo, i padiglioni, gli edifici, per fare di questo spazio giardino che noi apparentemente consideriamo naturale ma è frutto di una serie di regole molto precise, questa alchimia straordinaria fra pieni e vuoti. Non ho risposto alla domanda di Aulo, però non è importante. No, non è vero, in parte ha risposto. Adesso, no, in parte.
Dunque, invece magari due note biografiche, appunto. Se volete possiamo anche fare una visita al giardino, una che io non conosco, però possiamo. No. Anche facendo magari qualche riflessione sulle specie vegetali. No, abbiamo dei meravigliosi Fagus selvatica versicolo. No, due note, una nota biografica ci è stata chiesta dalla nostra amica di Mario Allodi, ma è l'attività. No, fai tu, te la fai tu. Volevo dirvi che non vi dirò che cos'è il Parampampoli, perché dovete scoprirlo leggendo e comprando il libro. Però se qualcuno mi dice che cos'è il Parampampoli, glielo do in omaggio, ovviamente. Adesso Mario ci dice chi è, che cosa fa, oltretutto, e poi volevo dirvi anche altre due cose sempre su questo splendido libro. Allora, beh, appunto, io mi chiamo Mario Allodi e questo cognome mi perseguita per molti aspetti, perché non sono tanti gli Allodi in Lombardia, ma soprattutto mi aiuta, diciamo così, a fare delle, talvolta delle cose che possono risultare agli altri sgradevoli, nel senso che è una specie di scusa il mio cognome, perché il mio cognome deriva dalle proprietà allodiali, dagli Allodi. Quindi nel Medioevo c'erano i servi della greba e poi ci sono gli Allodi, quelli che invece erano uomini liberi, e talvolta mi permette di dire quello che penso, perché dico: come faccio a costringere me stesso, da 1000 anni che sono libero, a non dire quello che credo, quello che penso? E quindi questo è un vantaggio, uno svantaggio, certe volte anche uno svantaggio. E che cosa faccio? Io mi occupo di paesaggio da sempre, da dopo l'esperienza universitaria mi sono sempre occupato di paesaggio, e ormai mi sono sempre occupato di paesaggio e mi occupo di formazione professionale. E da 25 anni dirigo un istituto scolastico parauniversitario a Milano, una vecchia civica scuola che forma, quindi con un'alternativa al percorso universitario tradizionale, forma figure professionali dedicate alla comunicazione visiva e all'arte visiva, anche perché l'architettura del paesaggio è un'arte visiva, la più difficile, la più complessa delle arti visive, perché se voi ci pensate bene, fare paesaggio è veramente molto difficile rispetto ad altre arti. Il pittore che cosa fa? Il pittore schiaccia il suo tubetto di colore, e in qualsiasi stagione schiaccerà il suo tubetto di colore. Se schiaccia il blu oltremare esce a settembre, esce a febbraio. Chi fa invece architettura del paesaggio, il suo tubetto di colore non sono i colori e basta, sono le specie vegetali. Quindi se io schiaccio il tubetto del colore della specie vegetale che devo mettere in un giardino, è per esempio il Carpinus betulus, il Carpinus betulus vuol dire che io il mio tubetto di colore ce l'avrò verde chiaro in primavera, verde intenso d'estate, giallo in autunno, oro d'inverno, perché il Carpinus betulus non mette la foglia fresca nuova primaverile, se non quindi mantiene la foglia secca finché non mette la foglia fresca primaverile. Quindi fare architettura del paesaggio è sostanzialmente un'arte visiva difficilissima, perché bisogna conoscere sapientemente tutte le specie vegetali, che non sono soltanto le arboree, ma sono le arboree, le arbustive e le erbacee. Fare questa combinazione che deve funzionare sia in termini di tempo, perché le piante, come voi sapete, crescono, e poi in termini di tempi più brevi, nelle quattro stagioni, perché la nostra opera di arte del giardino deve funzionare sempre in tutte e quattro le stagioni perfettamente, con delle sintonie fra i colori che ho scelto e fra le dimensioni delle specie che ho scelto. Quindi questo è un tema importante. Quindi io mi occupo sostanzialmente di didattica, faccio attività professionale, per esempio il collega qua in prima fila lo sa perché abbiamo fatto molte cose insieme, però prevalentemente io mi occupo di formazione e quindi di didattica. La Valtidoni c'è un esempio spettacolare in termini di rapporto fra gusto e paesaggio. La Valtidone è una valle appenninica molto ampia, in cui si alternano aree boscate che la natura ha recuperato perché l'uomo ha abbandonato pascolo o coltivazione, e una delle coltivazioni più classiche che c'era era il frumento. Il frumento nella storia della Valtidone subisce un passaggio che io trovo straordinario. Il prodotto più meraviglioso della Valtidone è il tortello con la coda. Il tortello con la coda, che non è altro che l'esemplificazione della spiga di frumento che si trasforma, un elemento del paesaggio che si trasforma in un prodotto dell'uomo. Quindi,
L'altra domanda è legata al tema del viaggio, perché in realtà lui pone un tema legato al viaggio. Io adesso so che voi siete tutti pronti per andare in vacanza, o quasi tutti, e dite vado a fare un bel viaggio. Io su quella cosa lì avrei qualche dubbio, nel senso che voi non andate a fare un viaggio, voi vi spostate da meta a meta. Il viaggio è una cosa diversa. Quelli che noi facciamo e suggeriamo sono viaggi invece. Io poi, siccome non volo, perché a me non piace volare, mi mette molta ansia, io vado tutto per via terra, perché sono proprio un uomo terrestre. E quindi io sono costretto a fare il viaggio. Mentre se voi, adesso dicevo, io quest'estate vado alle Maldive, voi non fate il viaggio, voi partite da una meta, da un posto per arrivare a una meta, che sono le Maldive. Il viaggio è l'attraversamento del luogo in cui, come dice Ivan D'Agostini, perché a me mette molta ansia l'aeroplano? Perché è come se si spostasse il corpo ma non il cervello. Cioè, la mia mente dovrebbe muoversi parallelamente al mio corpo. Con l'aeroplano questa cosa non funziona, con i viaggi invece questa cosa funziona. Io per esempio quest'anno sono andato in Scozia e sono andato attraverso il pullman, la nave e il treno, e ho fatto un viaggio, nel senso che ci ho messo un sacco di tempo per arrivare in Scozia, però poi l'ho girata sempre con un mezzo lento. E poi secondo me un altro aspetto interessante, e alcune di queste valli lo dimostrano, l'altro aspetto della lentezza è dato al fatto che io sto cercando sempre di trovare un mezzo sempre più lento. Quest'anno sotto in Scozia ho dovuto prendere dei mezzi, però i viaggi che io ho fatto negli ultimi anni sono in bicicletta, e quindi ho fatto dei viaggi molto intriganti in cui per esempio da Passau a Vienna io ho seguito tutto il corso del Danubio, e lì ho veramente avuto la chiara percezione delle trasformazioni del paesaggio anche minute, nel senso che voi quando andate in alcune aree dell'Austria vedete proprio come si trasforma il paesaggio e passa da un paesaggio, diciamo così, tra virgolette naturale, rispetto alle riflessioni che facevamo prima, a un paesaggio agrario più evidente dove ci sono le coltivazioni per esempio della vite, oppure quindi vedete proprio i passaggi assolutamente molto, molto lentamente, un viaggio lento. L'altro viaggio che io ho fatto, che consiglio assolutamente, è il viaggio a piedi, dove io l'unico lusso che mi sono permesso è stato quello di avere degli asini per portare i bagagli, perché quello effettivamente è un po' faticosuccio. E ho per esempio fatto tutto l'Appennino, dall'Appennino emiliano fino al mare Tirreno, 180 km in 8 giorni, molto bello, nel senso che lì c'è una vera percezione del paesaggio che percepite in tutti i sensi, perché per esempio camminando, a parte che trovate la vostra velocità naturale, il battito del vostro cuore lo inseguite nella vostra camminata, e poi il paesaggio si percepisce in tutti i modi, anche con il tatto. Camminando voi avete il tatto del luogo, camminando voi muovete le foglie, muovete i sassi, e quindi avete, come dire, una colonna sonora che vi accompagna, oltre a quella delle fronde che si muovono con il vento, o sentire gli animali che vi passano accanto, cioè quindi il viaggio è un po' in questo senso. Quindi spero di aver risposto stavolta. Grazie Mario. Se ci sono altre domande o quesiti, approfittiamone di avere con noi il nostro brillante autore. Poi se volete facciamo veramente lo vedo anch'io volentieri. Ah, io sto. Ecco. Nel senso che la cosa vera è che quando diciamo tra virgolette. Ecco, fa l'insegnante adesso, ci porta a scoprire un po' di specie arboree che anch'io gli dicevo prima, ma che cos'è quella roba lì che non conosco? Faccio anche alla fermata del tram, quindi. No, nel senso che quando voi acquisite lo strumento, quindi lo strumento di lettura di uno spazio verde, dopodiché lo potete applicare. Nel senso che però finché non conoscete lo strumento, entrate e dite bello, brutto. È come se voi andaste a guardare il Cristo morto del Mantegna, dite bello, ma se non avete gli strumenti per leggerlo, non apprezzate completamente la bellezza. Quindi il giardino, che è un'opera d'arte, deve essere apprezzato in tutti i sensi, a 360 gradi, possedendone per forza gli strumenti, altrimenti lo guardate e, come tutti gli uomini, siete sensibili nei confronti della natura e dite che piace, che bello, che fresco, com'è bello, com'è bella questa pianta, eccetera. A parte che io abolirei la parola che bella questa pianta, che bello questo faggio, che bello questo acero, che bello questo tiglio, perché dovremmo anche un po' provare a recuperare una conoscenza che i nostri antenati hanno avuto, fortissima, e pensate a quanti nostri antenati per scoprire che quella cosa lì si può mangiare o quella cosa là non si può mangiare ci hanno rimesso le penne, perché oggettivamente noi adesso siamo tanto fortunati che qualcuno ci ha rimesso le penne prima, e come
sinteticamente si potrebbe dire che noi oggi siamo all'ombra di un albero perché qualcuno ha pensato a noi 50 anni fa, altrimenti non saremmo all'ombra di un albero. Cioè noi quando facciamo un giardino e progettiamo un giardino è come se stessimo prendendo in prestito gli alberi dai nostri figli. E quindi è un'opera d'arte il giardino, che è davvero molto diversa rispetto alle altre opere d'arte come l'architettura, la scultura, la pittura e altro. Bene, prima di prima delle altre domande faccio un elenco delle valli, delle tre aree considerate. Dunque, partendo nelle valli alpine, abbiamo analizzato la Valsesia. Poi c'è la Valle Antrona, la Valle dei Mocheni in Trentino Alto Adige, la Val Casies, parla la lingua tedesca, lingua tedesca. Valle Trentina. Sì. La Val di Sella, sempre in Trentino Alto Adige, la Val Bavona, qui nel Canton Ticino, poi abbiamo le valli prealpine, allora la Valle Cannobina, la Val Veddasca, la Val Ganna, che è abbastanza conosciuta, ma qui viene anche vista con occhi, con un occhio particolare, la Val Sanagra, la Val Cavargna, sempre qui in Lombardia, la Val Belluna nel Veneto, e stiamo parlando delle valli prealpine. La Val Cavargna, la più povera valle d'Italia. La Val Cavargna è la più povera valle d'Italia, dopo ci spiega anche il perché. Le valli appenniniche invece, prevalentemente in Emilia Romagna, sono la Val Tidone, la Val Denza, la Val Marecchia, le valli del Po e infine c'è questo in Toscana, ci sono le valli del Tufo che avevamo detto. Allora, perché la Val Cavargna è quella più povera d'Italia? Poi se c'è ancora un quesito, anche prendendo spunto da questo elenco delle valli, cogliamo l'occasione di parlarne con Mario Allodi. Allora, guardate, la Val Cavargna è anche abbastanza vicina, non ci va nessuno ovviamente, però è una valle che è posizionata praticamente fra il lago di Como e il lago di Lugano. È una sequenza di valli che comincia con la Sanagra, che sale da Menaggio fino a Porlezza, dopodiché prima di arrivare a Porlezza si devia verso nord e ci si imbatte nella Val Cavargna, che è una valle molto povera e che ha dei prodotti locali molto particolari anche in termini di elaborazione culinaria. È molto povera perché innanzitutto gli abitanti lavorano tutti in Svizzera e quindi il ritorno dei comuni è zero o bassissimo, ed è veramente disabitata nel termine naturale che dicevamo prima, quella è veramente disabitata e la natura ha preso veramente il sopravvento. Dopodiché c'è la Val di Rezza che continua e poi c'è la Val Solda, che invece voi dovreste conoscere perché la Val Solda è famosa per un nostro grande autore italiano, forse uno dei più importanti dell'Ottocento italiano, che non studia più nessuno, perché gli autori dell'Ottocento italiano più importanti secondo me sono tre: sono De Amicis, Manzoni e Fogazzaro. Fogazzaro non lo legge nessuno, però se voi andate in Val Solda invece ve lo suggerisco, perché a parte andare a visitare casa Fogazzaro, lui non è lui non è lombardo, lui è veneto Fogazzaro, però ha la casa, ha sempre avuto la casa lì, e tra l'altro noi suggeriamo, andando in queste zone, se voi andate in Val Solda per esempio e visitate il paese della Val Solda, sono rimasti, è come superare la porta del tempo, sono rimasti intatti. Anzi, se voi avete l'attenzione di fare un'operazione ancora più avanzata, cioè se voi andaste a recuperare attraverso internet un film di Mario Soldati, che è Piccolo Mondo Antico, che è stato girato nel 1941, se voi andate in bianco e nero, se voi andate a vedete il film e poi andate in Val Solda, rivedete esattamente gli stessi, come dire, le stesse scene dove lui ha girato il film, sono rimaste uguali, non è cambiato niente. La Val Solda hanno fatto la carrozzabile nel 1930, dopodiché tutto l'intorno è rimasto uguale, è una meraviglia, con l'acciottolato lombardo, veramente meravigliosa, tutti edifici in pietra, dove si vede veramente come l'uomo abbia fatto una grande fatica a estrarre il materiale locale e a trasformarlo e quindi a generare il paesaggio trasformando il materiale naturale. Grazie Mario, se non ci sono altre domande rilancio il concorso a premi della Biblion. Chi mi sa dire che cos'è la Matuscia, regalo ovviamente una pubblicazione. Che cos'è la Matuscia? Non lo sapete. Prima è un'altra parola, Matuscia della Val Sanagra. Niente, se non ci sono altre domande io... Aspetta, dico una cosa ancora. Sì.
Invece vi suggerisco, visto che fa caldo, andate in Val Bavona, invece, che è una valle della del Canton Ticino, è una secondaria della Val Maggia, dove loro sono riusciti, e questi abitanti, sono riusciti a fare una cosa che secondo me noi italiani sarebbe impensabile. È un posto invivibile, non si può vivere in Val Bavona, fa veramente schifo. Però, perché è schifo? Perché è un paesaggio veramente duro, duro, nel senso che la valle è stretta, fresca e crollano dei pezzi di montagna ogni tanto. Loro che cosa hanno fatto? Hanno fatto diventare questo che sembra una disgrazia un'opportunità. Tutti questi massi che cadono, loro li conglobano negli abitati e li fanno diventare parte della loro abitazione. D'inverno non si può stare perché fa troppo freddo e tutti gli abitanti hanno una seconda casa in una alla base del paese, della valle, che si chiama Cavernio, che vuol dire inverno, dove tutti hanno la casa invernale. Vi racconto questo fatto perché adesso lo trovo curioso e poi non ne parlo più, giuro. Una volta sono andato in Val Bavona e mi sono fermato a un paese intermedio che si chiama Foroglio, dove c'è una bellissima cascata. Una cascata di un salto di circa 100 metri e ho mangiato una cosa in questo crotto, perché così si chiamano in Svizzera e nell'alta Lombardia. C'era vicino a me un signore del luogo e gli ho chiesto come mai era lì. E lui mi ha detto, se no non la vedo mai, e indicava la cascata. E poi sotto la cascata c'è questa scritta che io trovo geniale, cioè la cascata d'inverno è nella sua vecchiaia provvisoria. Poi riprenderà di nuovo. Il concetto di vecchiaia provvisoria secondo me è una cosa spettacolare che solo la natura può pensare, la vecchiaia provvisoria. Grazie a Mario Allori, faccio l'imbonitore, ovviamente il libro Il gusto del paesaggio è in vendita a 15 euro presso lo stand Biblion per l'occasione della presentazione. Grazie Mario.